Verde Mediterraneo, un programma televisivo per conoscere e amare la nostra agricoltura. Sono le 6:30 del mattino, siamo venuti al mercato zootecnico qui in provincia di Ragusa proprio per venire a verificare quanto incide questo fenomeno, appunto, che in questi giorni incombe un po' in tutto il territorio per quella che abbiamo definito appunto la vacca pazza. E se amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Mi è in basso. Se abbiamo la vacca pazza. Qua a comprare compro lo stesso. La gente c'ha paura di comprare la carne pazza. Stanno andando le cose. Male, 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 male. Perché a suo giudizio? Male, male, non lo so. 90%. Quest'ora la gente è allarmata di queste. E che ne capisce? E poi una paura infondata. Perché c'è io la carne di fuori che ammazza tutto questo. Ma come in questo momento la carne di fuori è sotto accusa? Ma una cosa, quanto influisce sta? Quanto influisce la vacca pazza? Assai, assai. Cioè la gente non compra? Possiamo fare un po' di cose. Ma c'è un po' di crisi, però che qua non abbiamo vacca pazza. Ancora c'è qualcuno che non ha capito la frase con me, ma però che se non abbiamo vacca pazza, qual è il motivo non comprare? Chissà, forse magari, non so, i compratori abusano un pochettino, cercano di pagare meno la merce, insomma, che ne so. E che se abusa è una piazza che gira, qui un mercato non lo facciamo neanche, e certo che si combina in questo modo. Come stanno le cose? Cioè, come si deve fare per risolvere questo problema? Qui non si vende, il prezzo è in ribasso, la gente si organizza, nascono le cooperative, si cerca di vendere la carne direttamente dal produttore al consumatore. Insomma, da che parte sta la ragione? E che ne capisce? Mi sembra che la cosa ci sta e sta ci uscita va. Quindi possiamo approfittarne per invitare i ragusani a consumare le carni locali. Queste cose ogni volta che io ho avuto l'occasione di parlare con voi l'ho sempre detto. Ora è un'occasione in più per ripeterlo e dire che le carni locali sicuramente sono fuori da questo possibilità di infezione. Ma comunque il pericolo non esiste, almeno per le carni nazionali. Bamboleo, bamboleo, perché mi vida io la prefiero.